Tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi proveremo il fondotinta di Clio. Ebbene sì, ho fatto un ordine. Siccome ho partecipato alla masterclass, io ho preso il fondotinta con lo sconto. Qui è arrivato così, comunque chi se ne. Io ho preso due fondotinta, due colorazioni, perché ero molto indecisa e soprattutto mi sono fatta aiutare. Mi sono fatta aiutare da Betty e da Fabiana, le mie Makeup Angels, quindi un saluto vanno a loro due, un grosso bacio. E quindi ho deciso di prendere due colorazioni per quanto riguarda il fondotinta di Clio. Vi dico due cose: io ho partecipato alla masterclass, sinceramente mi è piaciuta tanto perché ho scoperto, diciamo, assieme ad altre persone il fondotinta, quindi tutte le potenzialità che ha questo fondotinta per uniformare il nostro incarnato e tutto, e quindi devo dire che mi è piaciuta tanto. Clio ha parlato benissimo del suo fondotinta, ovviamente, e in caso vi lascerò il link, potete andarlo a vedere tutte le spiegazioni che lei ha dato. Io ho mandato la mia foto per quanto riguarda il per matchare, diciamo, il colore del fondotinta, ma e mi è stato dato un colore molto molto scuro, quindi sarà il fatto dei capelli che ho cambiato colore, non mi piaceva molto, e quindi ho chiesto aiuto alle mie Makeup Angels, e loro due hanno sia Fabiana che Betty hanno dato la stessa colorazione, tra cui mi avevano dato il 3.5 e il 4. Il 4, diciamo, è stato aggiunto da Fabiana perché lei mi ha detto che il 3.5 dovrebbe essere giusto per la mia colorazione, ma se diciamo la colorazione fosse sbagliata, mi posso fare aiutare dal numero 4, che è leggermente più scuro. Vi faccio vedere il pack, che è questo in tutte le sue versioni. Mi è piaciuta tanto veramente partecipare alla sua masterclass perché scoprire un nuovo prodotto che lei teneva tanto e che noi diciamo seguivamo come dei dannati, mi è piaciuta, diciamo. Posso dire che mi sono divertita a guardare tutto. Lei ha provato su tre modelle, tre colorazioni ovviamente differenti, è sempre un, come si dice, un terno al lotto scoprire la colorazione giusta, però si può anche provare. Io lo stavo per rompere, ma stavo anche per rompere il tavolo, non lo so qual era peggio e meglio. Comunque, questa è la 3.5 e questa è la 4. Vedete che le colorazioni sono un po' diverse. Io del correttore, ve lo faccio anche vedere, ho la colorazione numero 05. Questo perché ogni tanto si va a capire, in base alle altre colorazioni delle altre YouTuber, la differenza. Io sinceramente mi trovo bene, però lei spiega che la colorazione del correttore e del fondotinta sono leggermente ovviamente diversi. Come pack devo dire che è molto molto simile. Questo ovviamente è come un missile, e invece questo è a cilindro normale. È in vetro, il pack è in vetro e il tappo è in rosa. Ovviamente c'è l'erogatore. La cosa molto particolare è che a chiusura da bambino ha il gancio, cioè la chiusura che voi spostate e si apre il prodotto, spostate di nuovo e si chiude il prodotto, quindi non riuscite a fare la pump di prodotto. E questa è una cosa molto utile se per caso viene qualcuno e vi tocca i vostri trucchi. Poi, per quanto riguarda il pack, mi piace tantissimo, anche se il fatto che è in vetro c'è il rischio, come poco fa, che si poteva anche rompere. Qui c'è la scritta Oh My Love, che è il nome del fondotinta, e qui c'è la bacchetta magica, come nel correttore, identico. E questo, come vi ho detto, è la colorazione 3,5, 3.5. In caso poi vi metterò su Instagram le due comparazioni dei due colori di fondotinta. Volevo fare l'applicazione. Allora, lei consiglia l'applicazione sia con il pennello che con la spugnetta. Io in questo caso lo voglio fare con il pennello in un lato, con la spugnetta dall'altro lato. Se volete una
diciamo, una bassa coprenza, basta utilizzare un fondotinta più, diciamo, ampio, più largo, senza le troppe setole, e vi dà quella, diciamo, coprenza minima che voi volete. Io sinceramente con questo qui di Nabla mi trovo benissimo, è il numero 307. Io di questo sto applicando tantissimi fondotinta proprio con questo pennello e mi sto trovando bene, e quindi applicherò con questo. E dall'altro lato utilizzerò la Beauty Blender, che è stata lavata e quindi è abbastanza morbida. Allora, iniziamo e vado a prendere la mia spatolina per appoggiare il prodotto, che è enorme la mia spatolina. L'avevo comprata piccola ed è enorme. Apriamo il prodotto e facciamo, io direi, una pump proprio per vedere. Ecco, vabbè, è poco questo. Facciamo due. Ecco. Questo è il colore del prodotto, non so se si vede, non è proprio liquido liquido, però mi sembra anche buono. Andiamo a provarlo in questo lato del viso. Io guarderò da questo lato perché ho lo specchio, perché sennò non mi vedo bene. Quindi andiamo a applicare da questo lato. Io spero di aver azzeccato il colore. Ah, un ottimo profumo, buono, mi piace. Io dalla televisione, quindi dallo schermino della fotocamera, vedo troppo troppo chiaro. Invece qui no, io dallo specchio non mi vedo così chiara, sinceramente. Poi ovviamente quando farò l'editing ve lo dirò. Però dallo specchio, perché mi sto guardando ovviamente, qui ho lo specchio e non è troppo chiaro, anzi, sembra proprio cioè, del mio colore. Io ho visto vari video dove fanno vedere l'applicazione di questo fondotinta e sinceramente anche altre colorazioni, se li sfumate bene e utilizzate dei pennelli di questo tipo, l'applicazione mi sembrava tipo quasi tutto uguale, e quindi è ottima come cosa. Io non ho, ripeto, tante magagne da coprire, quindi per me potrebbe anche andare. Ovviamente io lo sfumo sempre per quanto riguarda il collo, perché voglio vedere lo stacco. Questo ovviamente è il lato con il fondotinta e questo è senza. Io adesso prendo uno specchietto per vedere l'applicazione, e sinceramente sì, è un po' chiaro. Mi sembra tipo un po' rosa sul mio incarnato, sembra un po' rosa. Non so voi cosa ne dite. Adesso invece andiamo ad applicarlo con la spugnetta. Da quest'altro lato mi aiuterò con lo specchietto. Ovviamente con la spugnetta l'applicazione è molto diversa, perché la spugnetta non rilascia tanto prodotto, ma ne rilascia proprio poco poco. Vado a fare un'altra pump e la faccio direttamente qui, ne faccio metà. Sembra, da come ho visto, sembra un po' rosa. Ovviamente qui sono attorniata da tutte queste luci, devo provare a vedere fuori, anche se sinceramente poco fa avevo steso i panni e l'ho dovuto raccogliere a velocità, tipo sembravo Flash, da come li ho raccolti. Io certe volte non so dove guardare, specchietto, televisione, specchio a destra, specchio a sinistra. Allora, qui un pochettino mi sta rimanendo
nella pelle screpolata che già sta iniziando a spuntare, perché io in inverno già inizio a screpolare. Screpolature, screpolature. Comunque. Mi sono dimenticata di fare il baffetto. Allora, vedete qui poi posiziono la spugnetta. Allora, andiamo a vedere com'è questo fondotinta. Allora, come applicazione mi piace di più la spugnetta perché applica meno prodotto e non lo vedo proprio tipo troppo pesante per il mio viso. Sapete tutti che io non ho bisogno di un'altra alta coprenza, quindi adesso voglio vedere se cambia colore o no. Comunque, nei lati del naso non mi piace questo lato, ma mi piace di più questo lato. Non so se si vede, mi avvicino un pochettino. Questo è il lato dove ho queste screpolature qua, e da questo lato invece non si vede niente. Si vede? Si vede? Comunque, di qua è la sedia, eh? Ricordatevi che è sempre la sedia. Di qua, allora, da questo lato lo vedo più rosa perché forse è stato sfumato con il pennello. Invece, da questo lo vedo più nel mio colore. Comunque, tutti hanno detto che ha una coprenza leggera. Insomma, io lo vedo un bel po' sul viso. Mentre ci siamo, voglio farvi vedere la colorazione per quanto riguarda il correttore, che come vi ho detto è la 05. Allora, per quanto riguarda il fondotinta, voglio vedere come risulta se cambia colore. Quindi poi finirò di fare tutto il viso, quindi blush, eccetera, eccetera, e poi andremo a vedere come risulterà il tutto. Andiamo a sfumare il correttore. Io, come vi ho detto, con il correttore mi trovo bene. Già l'ho provato altre volte e mi sono trovata bene. Ovviamente dopo cerco di illuminare la parte che mi serve illuminata, ovviamente. Non lo so se si vede. Se si percepisce la differenza di poco fa, io cerco di tamponare il tutto. Ora metto la cipria. Voi ovviamente mettete qualsiasi tipo di cipria, no? Non Ok, adesso vado a vedere come diciamo finire il make-up e tutto, e noi ci vediamo dopo a make-up finito per vedere le nostre e per dare le nostre conclusioni. Ci vediamo dopo. Ciao. Allora, ho appena finito di fare il make-up. Ditemi ovviamente se vi piace o non vi piace, comunque quello è tutta un'altra cosa. Allora, vi dico, vi riassumo super giù quello che penso io per quanto riguarda il fondotinta. Allora, il colore è identico alla mia pelle, solo mi fa un effetto un po' più rosato. Io ho un sottotono neutro, di norma dico, ho un sottotono neutro, non ne capisco molto, ma cercherò di capire proprio bene bene il mio sottotono. Questo, come vi ho detto, quello che ho applicato sul viso è il 3.5. Di norma matcha tantissimo con il mio incarnato. Non ho nessun distacco né qui visibile tramite lo specchio, né visibile a luce naturale. Quindi qui sono nella mia stanza con le softbox, ring light e chi più ne ha più ne metta. Ma fuori non ho niente, quindi ho cercato di vedere se il mio incarnato matcha oppure no. Ed è identico, il fondotinta è identico. L'unica cosa che vi posso dire è che non mi è piaciuta la stesura per quanto riguarda questo lato, perché l'avevo applicato con il pennello.
pennello normalissimo, non troppo fitto, questo qui di Nabla. Non mi è piaciuto l'applicazione con il pennello, ma mi è piaciuta di più l'applicazione con la spugnetta. Devo dire che con la spugnetta è perfetto, proprio perfetto, perfetto. E quindi lo applicherò direttamente con la spugnetta. Adesso vi volevo far vedere proprio lo swatch nella mia mano, ovviamente, sia di questo colore. E sia per quanto riguarda lo 04 e poi anche il correttore, così anche da aiutarvi. Poi vi farò anche la foto direttamente su Instagram. Sto applicando lo 04. Ecco. Ovviamente lo 04 è molto più neutro come colore. E poi vi metto anche il correttore lo metto qui. Ecco, queste sono le colorazioni. Questa stesura è del correttore, poi abbiamo il numero 4 e il numero 3.5. Adesso ve li metto un po' più aperti, così da farveli vedere. Vabbè, del 4 non ho messo in abbondanza. Allora, vediamoli qua. Allora, questo di sopra è il correttore, poi abbiamo la colorazione numero 4 per quanto riguarda il fondotinta e la 2.5 per quanto riguarda il fondotinta. Queste sono le colorazioni, ve li metto anche vicino al mio viso. Come vedete, il 3.5 è molto più rosa, quindi credo che se aggiungo, come aveva detto Fabiana, il 4, un pizzico proprio del 4, dovrebbe essere il mio colore proprio preciso preciso. Però di norma sfumato il colore è giusto. Questo è quello che vedete. Sì, questi proprio sono i colori che vedete azzeccati proprio. Io vi farò la foto così anche per farvi capire le colorazioni tramite anche la fotografia, quindi tramite poi Instagram li vedrete lì. Per quanto riguarda questo fondotinta, devo dire che mi piace, non lo sento sul viso. Io ho messo la cipria, ma la cipria quella proprio leggerissima, leggerissima, non ho fatto né baking né niente. E voglio vedere come tiene in posa questo fondotinta. Poi in caso o vi scriverò qualcosa oppure ve lo metterò anche nel primo messaggio in evidenza direttamente qui sul canale YouTube. Quindi, come primo impatto mi piace più la stesura con la spugnetta, sì, non mi piace quella con il pennello assolutamente perché mi fa proprio quell'effetto e sembra che entri. Io non ho messo primer, non ho messo nessun tipo di primer, ho messo soltanto il siero perché stavo facendo un altro video, quindi ho messo solo il siero, non ho messo né primer né niente, quindi dobbiamo anche vedere tramite anche il primer. Poi io farò diciamo diversi metodi di applicazione, quelli li farò direttamente su Instagram. Quindi ditemi cosa ne pensate se l'avete già utilizzato e cosa ne pensate voi per quanto riguarda la vostra pelle. Io vi ripeto che ho una pelle mista al secco, ho la zona T secca, infatti attorno al naso si intravede la mia secchezza. E niente, ho una pelle matura e tutto. Quindi ditemi cosa ne pensate. Io vi aspetto giù nei commenti. Si è ossidato un pochettino perché io dalla fotocamera mi vedo un pochettino rosa, cioè mi vedo più chiara, ma se io mi guardo allo specchio oppure mi guardo con la luce naturale, no, non mi dà questo tipo di effetto. Poi in caso vi farò la foto direttamente con la luce naturale. Per quanto riguarda questo video è tutto. E cosa dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!